È in pieno svolgimento la 23esima edizione delle Rane nel Piatto, la sagra organizzata dalla Proloco di Bova. Siamo al secondo weekend di sagra, ne parliamo con il patron Edoardo Toschi. Come sta andando? Ma è superiore ad ogni aspettativa, avendo creato un insieme di piatti di terra e di mare e di acqua ovviamente, unendo alle rane l'anguilla e le lumache. Quindi un tris direi vincente che ci sta premiando a tutti i livelli. Stanno raggiungendo questa manifestazione che è giunta, come dicevi appunto, alla 23esima edizione, persone da tutta la regione, e anche dalle regioni del Veneto e addirittura delle Marche. Persone che arrivano anche dal Trentino, dal Friuli, per degustare questi piatti. Quindi direi siamo più che contenti. Sono arrivati anche, che abbiamo parlato prima, da Nogara, una terra di palude, dove loro sono molto abituati alle rane. E l'hanno trovata comunque rane molto buone, un po' diverse da quelle che trovano dalle loro parti, ma comunque da riprovare. Quali sono i piatti, le particolarità di questi piatti? Come mai piacciono così tanto? Beh, intanto noi ci rifacciamo a una ricetta del territorio. Ecco, ha detto bene quando dice che i nostri piatti sono un po' diversi dai loro, perché questa, anche questa è stata una zona paludosa, non dimentichiamolo, quindi terra di risaie. Ad esempio, cito tanto per fare un esempio il risotto di rana, che era un piatto povero, piatto che invece oggi purtroppo ha dei costi un pochino più contenuti di una volta. E la particolarità di questi piatti è data da una serie appunto di eventi che sono legati al nostro territorio e che con il tempo si sono creati anche alcuni ristoranti tipici nella zona che hanno saputo mantenere vive queste tradizioni. Ho visto che a differenza degli anni scorsi è stata ampliata la fascia di apertura sia il giovedì che la domenica a mezzogiorno. La risposta è positiva? La risposta è molto positiva, tra l'altro noi l'apertura a mezzogiorno della domenica lo abbiamo fatto proprio su richiesta dei commensali, persone che provengono da lontano, quindi è stata proprio una richiesta specifica e li abbiamo accontentati, ma ci siamo accontentati anche noi perché abbiamo riempito tranquillamente lo stand. Questo è il presente, e il futuro? C'è qualche chicca che vuol dire che è in programma per i prossimi mesi, per il prossimo anno? Beh, noi abbiamo in prospettiva l'apertura per tutto l'anno. Per quanto riguarda i nostri spazi interni, infatti abbiamo ristrutturato con il volontariato locale un antico fienile che ha a disposizione 160 posti. È nostro obiettivo dall'ottobre 2014, quindi terminata la prossima edizione della sagra della rana e della lumaca e anguilla, tenere viva queste richieste, che poi noi ci basiamo sulle richieste dei nostri partecipanti alla sagra, e quindi aprire nel periodo invernale il venerdì, sabato e domenica. Ho visto anche questo gemellaggio con una sagra del mezzogiorno, del mezzogiorno d'Italia, del Salento, lo splendido Salento. È la prima di una lunga serie? E come mai si è arrivati a questo gemellaggio? Beh, siamo stati invitati dalla Proloco di L'Equile proprio perché ci hanno trovati proprio guardando i siti che riguardano questi tipi di manifestazioni, e siamo andati molto volentieri a incontrare questo posto stupendo che è il Salento. Abbiamo portato un pezzo di Ferrara nel Salento e abbiamo ritenuto giusto e opportuno portare un pezzo di Salento a Ferrara. Ecco perché loro sono qui. Quindi stiamo facendo uno scambio di ricette. Ad esempio lo spaghetto allo scoglio del Salento, che noi quest'anno abbiamo già proposto e che sta andando a Ruba, alcuni vini tipici del loro territorio, e è un gemellaggio importante. Tra l'altro parliamo di una zona, quella del mezzogiorno, che non sono dei grandi degustatori di rane, e invece abbiamo avuto un ottimo successo anche
anche inaspettato. Sarà una lunga serie perché siamo già in prospettiva di andare nel Trentino, dove siamo già stati invitati, quindi passiamo dal nord al sud dell'Italia. Siamo già stati invitati in un altro proloco dove andremo a proporre i nostri piatti, dove importeremo ovviamente, per così dire, i prodotti tipici di quel territorio. Non dimentichiamo il vino, non dimentichiamo anche lì l'olio d'oliva, insomma. Quindi la sagra, questa sagra vuole essere in prima linea per cercare di unire le tipicità, le grandi esperienze anche culinarie di questa nazione, insomma di questo paese che da nord a sud è sempre un biglietto da visita importante per il bel paese. Lo scopo delle sagre, secondo me, parlo come presidente di una Proloco, deve essere quello, e lo dice la Proloco, di promuovere il loco, quindi promuovere il tuo territorio. Siccome noi abbiamo la fortuna di vivere nella nazione più bella del mondo, che, alla quale non manca nulla, dai laghi alle montagne, ai fiumi, al mare, e quindi credo che unire e mettere insieme la gastronomia sia un veicolo importantissimo, non solo per il nostro turismo italiano, che dà naturalmente lavoro a migliaia di persone, ma proprio conoscere i piatti delle varie realtà, secondo il nostro punto di vista, è una cosa importante. E i risultati li stiamo vedendo qui, proprio tranquillamente. Bene, grazie mille, grazie.